pronti per un po' di vita nel Medioevo? Allora, per prima cosa scusatemi se sono un po' sparito con i video di gameplay, però la malattia si è impossessata delle mie vecchie membra e allora sono un po' latitato dal canale. Oggi ci troviamo con Kingdom Come Deliverance, il gioco che io aspettavo da parecchio tempo e che spero non mi deluda. Che cos'è Kingdom Come Che cos'è Kingdom Come No, porca puttana. Cos'è sto gioco? È un RPG single player ambientato nel Medioevo, per cui per un appassionato di Medioevo come me, tanta roba. Nuova partita. Superata la bella cutscene iniziale, ci troviamo subito con la nostra bella faccia di minchia. E non ho ancora capito se non vi è la possibilità di morfare il personaggio, oppure se magari questa scelta ci verrà data in seguito. Lo scopriremo solo vivendo, anche se temo che dobbiamo rimanere con questa faccia un po' così. Cosa ho combinato ieri sera? Ero con Bianca. I was with Bianca. We were Sì, parlato. Talking, were you? That's what you Sgamato subito. La prima sensazione superata dialogo iniziale è un po' di trovarsi in una sorta di Skyrim, anche se il respiro del personaggio e la sua testa che si muove in avanti e indietro mi fa venire un po' il mal di mare. Che bello, possiamo vederci i piedi! Belle babbucce. C'è persino un bel tasto per sederci. Hanno pensato proprio a tutto. Va bene, quindi cominciamo e andiamo subito a parlare con nostro padre, il fabbro. Chi dovrebbe essere, dove c'è il segnalino A. Io non ho ancora capito se sia meglio giocare col gamepad oppure con tastiera e mouse. Ma tanto. Padre! Va bene, ricevuti i compiti del nostro padre, possiamo andare alle nostre prime missioni. Andiamo a recuperare i soldi dall'ubriacone. Ubriacone che troveremo al punto di interesse C. Va bene, andiamo. Ah, deve essere quello. Minchia, devi ridarci i soldi. Facciamo brutto, dai. Ed eccoci in questo minigioco di persuasione. Allora, la nostra abilità oratoria fa abbastanza cacare. Fare il bimbo minchia che chiama il papà a raccolta mi sembra un po' da pavidi. Andiamo giù di violenza. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. Ed eccoci al primo scontro, allora. Bene, già un calcio. Aia, le prendiamo. Le stiamo prendendo, ma le stiamo anche dando. Calcio! Servito un cazzo. Continuiamo a prendere ginocchiata nell'inguine. Non è che il tutorial fosse molto chiaro su cosa devo fare, eh? Ah, parato. Dai, cartone in faccia, cartone in faccia. Aia, si mette male. E il fatto che la schermata sia diventata così azzurra mi sa che non è una bella cosa. Oh, preso. Sta andando per le lunghe. Aia. Aia. Jesus. Aia. You had it coming, you pup. Bene, le abbiamo prese. Direi che il primo scontro è andato benissimo. Ma non ci ho neanche capito un cazzo di come funzioni. Vabbè, io devo recuperare l'ascia. Non mi vede nessuno. Prendiamola. Ah, eccolo qua il martello. No, non è questo. Non me lo fa prendere. Io direi abbandoniamo un attimo questa quest e proviamo a fare le altre. Proviamo la lezione di scherma. Lezione di scherma qua. God save her. Hey Pip, could you learn something? No, I don't think so. Oh, il maestro d'armi. I feel like I don't belong here. Ma c'ha la S sifola il personaggio. Due cose, il nostro personaggio ha la S sifola per cui parla tutto così sì. E carine che le ferite siano rimaste sul nostro volto dopo averle prese dal bell'ubriacone. Proviamo la scherma. Yes. Yes. C'è da dire che nonostante la risoluzione non sia al massimo, comunque graficamente è molto piacevole, molto fatto bene, i modelli si muovono più che in maniera convincente. Anche l'espressività dei volti è fatta particolarmente bene. È un po' fastidioso questo alone che mi è rimasto sullo schermo per via dei pugni presi prima e probabilmente anche per via della fame. Però se non altro non ho particolari rallentamenti. Poi non so dire se i modelli siano storicamente accurati o meno, però vabbè.
Per adesso la sensazione è, come dicevo prima, di trovarsi un po' in uno Skyrim in versione storicamente accurata e con una bella ripassata al motore grafico. Oh, finalmente un bel combattimento con la spada. Allora, ok, così posso agganciare e sganciare, così mi muovo. Fendente. Carini che i fendenti vengono concatenati uno con l'altro in maniera praticamente quasi automatica in base a come ho mosso la spada. Ok, stoccata. Aspetta, aspetta, devo leggere tutta la descrizione. L'avrò fatto? Sembrerebbe di sì. Solo questo? Ma io aspettavo decapitazioni, sgozzamenti. Sono rimasto un po' deluso. Il problema è che il mio personaggio continua a lamentarsi di avere fame. E io cosa devo fare? Proviamo a tirare fuori la mappa. Ortolano. Commerciante. Andiamo all'ortolano. Non si può mettere un punto? No. Ah no, sì, indica sulla mappa. Carino in sottofondo il brontolio del mio stomaco. L'audio, devo ammettere che mi sta particolarmente sorprendendo. L'atmosfera di trovarsi all'interno di un paesello, di un villaggio medievale abitato con tutta la sua attività, tutto il suo vociare, almeno per quanto riguarda le cuffie, è fatto veramente bene. Oh, un'ortolana. Ortolana, mi scusi? Ma io ho monete? Non ho assolutamente niente. Va bene, io direi che mentre cerco un po' di soldi per mettere qualche cosa sotto i denti e non morire di nebbia, direi che quasi quasi potrei interrompere un po' qua e ci rivediamo la prossima volta sempre con Kingdom Come Deliverance.